se lo avrete già letto dal titolo, questa volta parliamo di aggeggi strani, dove trovarli e perché utilizzarli, ma soprattutto di crioterapia. Allora, questo lo avete già capito, è un contenitore un po' particolare, un po' spesso, poi ci sono dei buchini, insomma, è un po' particolare, che viene venduto insieme a un imbuto, che in realtà non è che serva tantissimo, e a questo prodotto qui, che è una lozione, che invece è molto molto figa. Allora, perché si utilizza questo prodotto? Perché si utilizza la crioterapia? Perché vi parlo di una lozione specifica? E perché soprattutto me ne parlo in questo momento? Allora, io ho deciso di utilizzarla, ero un pochino timorosa, perché in generale si è sempre utilizzato il ghiaccio nella cosmesi, ok? Nella skincare, perché comunque da subito un effetto un pochino più fresco, un pochino più tonico al viso, va a sgonfiare, insomma, ha diversi tipi di benefici, però diciamo che io soffro anche di cuperose, ho la pelle molto sensibile, si arrossa facilmente, quindi ero un pochino titubante. Invece ho utilizzato questo prodotto con la lozione appunto abbinata e devo dire che se il ghiaccio in generale dà alcuni benefici, questo con questa lozione nello specifico ne dà 100 volte tanti. E quindi mi sono convinta e devo dire che appunto continuo ad utilizzarlo con molta costanza perché mi piace da impazzire. Allora, come vi accennavo, la crioterapia in realtà serve in generale a sgonfiare, si utilizza anche, no, si utilizzano anche quelle mascherine che si mettono nel congelatore e poi si piazzano su. Certo è che una pelle, come vi dicevo, particolarmente reattiva, deve utilizzarla con parsimonia e delle pelli troppo soggette alla cuperosi devono stare un pochino attente agli sbalzi di temperatura, questo in generale, ok? Ma devo dire che se invece non fate parte, diciamo, di queste categorie un pochino più, come posso dire, attenzionate, ecco, diciamo così, potete tranquillamente utilizzarla anche tutti i giorni con moltissima soddisfazione. Questo insieme di prodotti prevede che voi andiate a riempire, come vi accennavo, in parte con una lozione, con questa lozione, in parte in acqua o direttamente tutto con la lozione, quello che scegliete voi in realtà, per andare poi a mettere il prodotto in congelatore per 8 ore e poi utilizzarlo come uno stick, un mega cubottone di ghiaccio, quindi molto comodo anche perché poi è arrivato, avete la presa, per passarlo appunto su il viso. Allora, l'effetto è proprio quello che vi andavo ad accennare, quindi va proprio a tonificare, a alzare i volumi del viso, a sgonfiare, togliere l'affaticamento magari di una nottata particolare, di una giornata difficile, quindi ovviamente se voi andrete a fare, cioè se lo fate di mattina è perché magari avete avuto una serata un pochino più strong, magari avete fatto la nottata e volete apparire il giorno un pochino più svegli. Se lo fate invece al contrario la sera è per togliere la stanchezza della giornata, no? Ovviamente. Ma in questo caso, avendo anche la lozione, come vi accennavo, eccola qui, che dentro ha una serie di estratti, rosa, estratto di foglia di melo, di frutto di mela ovviamente, idrolato di rosa, insomma una serie di cose e quindi anche degli alfedrossiacidi della frutta, potete utilizzarlo proprio come diciamo terapia d'urto, no? Quindi non soltanto con l'effetto diciamo bello benefico per la pelle che ha lì per lì, ma anche utilizzare questa sorta di crioterapia a lungo per andare a illuminare l'incarnato, togliere il grigiore, eliminare questo magari questa pelle spenta legata allo smog, alle giornate un po' particolari, devo dire che fa veramente un bello effetto e lo potete utilizzare, come dicevo, sia tutti i giorni dopo magari aver deterso la pelle, sia invece in occasioni particolari, lo tenete sempre lì pronto e lo andate a prendere. Potete utilizzarlo tranquillamente sul collo e anche sul décolleté e l'effetto che farà in realtà è un effetto wow. Qualora
magari non vi sia possibile quel giorno utilizzare proprio il preparato, quindi il cubetto che, ripeto, si avvale di una tecnologia extra che è quella appunto del freddo, potete utilizzare anche direttamente soltanto questa che, come vi accennavo, ha una serie di attivi che possono comunque aiutarvi a distendere l'incarnato, a risvegliarlo e a togliere il grigiore utilizzandolo come tonico. Quindi in realtà con questo kit avete più opzioni da scegliere. Ve lo straconsiglio e se qualcuno l'ha già utilizzato fatemi sapere perché questo è un prodotto che io mi sono fatto arrivare, ho voluto fortemente, come vi dicevo, dopo averlo testato e che spero veramente non manchi più in negozio perché chi l'ha acquistato ne va già matto. Ciao ragazze, noi come al solito ci aggiorniamo al prossimo video, ho deciso di farvi un pochino di video recensione perché ho tantissime cose da dirvi su tantissimi prodotti. Ciao!